Capannori ha celebrato i 200 anni dall'istituzione del comune con diverse iniziative, ma sicuramente la giornata clou è stata quella di domenica 24 settembre. Il pomeriggio si è aperto con il suono delle campane delle chiese capannoresi. Poi l'attesissima Lectio Magistralis del filosofo saggista Massimo Recalcati, che si è tenuta in centro in via Carlo Piaggia per l'occasione chiusa al traffico. È stato un successo assoluto sia di pubblico che di partecipazioni istituzionali, tutti ad ascoltare una delle menti italiane più apprezzate nel terzo millennio. A Recalcati è toccato il compito di portare sul palco temi cari alle comunità capannoresi, ma anche di suggerire soluzioni e prospettive per il futuro. Eccolo ai nostri microfoni al termine del suo intervento. Spiegavo oggi che la prima inclinazione fondamentale della cura è tenere separati il nome dal numero. Quando c'è incuria, quando noi confondiamo il nome col numero, quando trattiamo le persone come se fossero numeri. Allora in una comunità straordinaria come questa, ciascuno con la sua particolarità, l'errore maggiore sarebbe considerarli tutti come se fossero semplici numeri. Invece ciascuna di queste piccole comunità ha un nome proprio, una sua storia, una sua singolarità, e l'atteggiamento di cura significa tenerne conto.